E allora vi dico, è buona. Il guanciale si sente bello scrocchiarello sotto i denti. Buono, buono, mi sta piacendo. Mi sta prendendo sempre di più. Cioè io me lo sto mangiando tutto. E poi abbiamo anche l'olio extravergine d'oliva. Buono. Ci ha ispirato molto l'antipasto, le mozzarelle in carrozza. Le abbiamo prese e queste qui vengono a costare 6 euro. Come potete vedere l'abbiamo presa anche con l'alici. Lo potete prendere sia con l'alici sia senza. Si sente davvero tanto l'alice. E cialda di pecorino. Vediamo come sa questa matriciana. Il guanciale è bello succoso e croccante. Vai, mangi, sei contento? Anche perché non puoi non essere contento mangiando di una pasta del genere. Salve, oggi abbiamo deciso di accontentare le richieste dei nostri follower sui vari social, più precisamente su un nostro follower, perché ci ha scritto di andare in un posto specifico. Qualche tempo fa siamo stati in un ristorante di cucina romana. Ci siamo mangiati i piatti tipici romani a solamente 5 euro. Non per scarsa qualità, perché sono ottimi piatti, ma se volete sapere come abbiamo fatto a mangiarli solamente a 5 euro, ve li lasciamo il video proprio qui sopra, così potete andarlo a recuperare. Oggi quindi abbiamo scelto di accontentare questo commento qui e quindi ce ne andiamo da Magna Roma. Ok raga, ci siamo seduti, abbiamo preso posto e abbiamo deciso una cosa. Quando abbiamo deciso di fare questo video abbiamo detto, siccome nel vecchio video non abbiamo potuto mangiare né carbonara e né amatriciana, pensiamo quindi... di prenderle quelle. No, non pensiamo, prendiamo quelle oggi. E poi vediamo, ora vediamo il menù, ancora non l'abbiamo visto. Se ci ispira qualcosina prendiamo qualcosa, se no andiamo a mangiare là. Vediamo se effettivamente il follower che ci ha scritto di venire a mangiare qui, perché ha mangiato la carbonara più buona di tutte, vediamo se effettivamente è così buona. Come potete vedere hanno un po' di tutto, le pinze. Abbiamo i primi piatti serviti anche molto molto carini. Poi chi ci ha scritto, pensiamo sia un ragazzo, perché c'è scritto Matt z 4, quindi penso Matteo, poi non so, si chiama come te, si chiama come, se si chiama Matteo si chiama come me. E comunque raga, guardate che carino, praticamente ci sono, qua c'è l'olio, questo che cos'è? Questo praticamente è aceto. E poi abbiamo anche l'olio extravergine d'oliva. Ci ha ispirato molto l'antipasto, le mozzarelle in carrozza. Le abbiamo prese e queste qui vengono a costare 6 euro. Come potete vedere l'abbiamo presa anche con l'alici. Lo potete prendere sia con l'alici sia senza. Buona. Si sente davvero tanto l'alici e la croccantezza della mozzarella in carrozza. Scroccagliarella sotto i denti, ma non è in modo eccessivo. La provo anch'io. Bella croccante. Lui sta facendo il fine con la forchetta e coltello. E vabbè. Allora, Matt 4, io la sto assaggiando. Vedi che se è buona, allora l'aspetto sembrano buone. Se non è buona, te lo collo a te. Se è buona, ti ringraziamo per avercelo, ti ringraziamo fatto, per avercelo consigliato. Consigliato, sì. Wow. E allora vi dico, è buona. Il guanciale si sente bello scrocchiarello sotto i denti. Si sente anche il pepe. Buona, buona veramente. C'era anche un piatto dove ti mettevano tipo amatriciana e carbonara insieme o qualcosa del genere. I vari 4 piatti principali. E ti veniva 14 euro. Invece questo qua, piatto singolo, viene 12 euro. Comunque, un bel piattone, dai. La porzione dovrebbe essere un poco più grande. Ora vado ad assaggiare la mia carbonara. All'aspetto è molto bella. E questa praticamente è cialda di pecorino. Mi piace, è davvero buona. Il guanciale è bello succoso e croccante. E la pasta? Sono questi spaghetti un po' più grossi. A me non dispiacciono, a me piacciono. Buono, buono, mi sta piacendo. Mi sta prendendo sempre di più. Quindi ci hanno consigliato bene? A me sta piacendo, allora. Come carbonara io sto parlando, perché la matriciana ancora non l'ho assaggiata, però come carbonara non so se supera quella lì. Però penso che è una sfida che se la contengono, perché mi sta piacendo, mi piace. Sì, ma poi me la fai assaggiare, giusto? Ora. Andy, stai assaggiando la pasta che ho preso io? Allora, secondo me è troppo buona. Ti è piaciuta quindi? Sì, sì, buona. Proviamo.
È grossolana, è una pasta più particolare. Sai che hai ragione, già la combinazione di questo spaghetto bello grosso, il guanciale sembra è quello che comunque gli dà tutta un'altra storia. È buono veramente. Chissà quante uova ci mettono. Forse è meglio non chiedere, perché se non finisce male. Meglio non sapere, tanto tu vai, mangi, sei contento, anche perché non puoi non essere contento mangiandoti una pasta del genere. Tocca a me. Vediamo come sa questa matriciana. Cioè sono contro luce, però se prendo la macchina fotografica con questa mano e ho quella destra, cioè cosa faccio per voi? Io sono mancino, raga, viene malissimo. Siamo mancini tutti e due. La proviamo. Aspetta, mi viene male. Allora io ti dico, la pasta è più buona la tua, cioè è più particolare, però a me piace più quella, la matriciana. Effettivamente il guanciale è uguale per tutte e due la pasta, ovviamente viene fatto insieme nello stesso momento. Come pasta, quella di Matteo è molto più morbida, quella mia è leggermente più al dente. Mi è piaciuta, devo dire che mi è piaciuta. Ah, comunque forse l'ho detto solo per il mio. Comunque tutti i primi piatti romani sono a 12 euro. Sì, stanno tutte e quattro a 12 euro, sia gricia, sia amatriciana, sia carbonara e cacio e pepe. E allora ragazzi, come al solito mi sono dovuto spostare io, così almeno ci riusciamo a riprendere tutti e due. Lui non si è mosso di una virgola. Io continuo a mangiare. Comunque così è molto più funzionale, quindi. Poi tanto per farvelo vedere, guardate quanta cialda c'è. Cioè è enorme. Io lo so il trucchetto di come si fa, ma non la dico, perché magari non è giusto nei loro confronti. Questa qui, la cialda di pecorino, è una chicca che dove siamo stati non la fanno. Quindi punto in più per Magna Roma. Io sinceramente non mi sento di dire è più buono uno, è più buono l'altro. Sono buoni entrambi, quindi sì, ve li consigliamo tutti e due i posti. E grazie per il commento, almeno siamo venuti a mangiare in un posto nuovo. Invece sto pensando una cosa, questo lo posso dire perché anche se nell'altro posto non abbiamo mangiato la carbonara, siccome l'ha presa Ghetti, l'abbiamo assaggiata. Però vi dico, forse questa mi piace di più, la carbonara, mentre lì mi piace tanto la gricia. La gricia era la fine del mondo. Mi sono innamorato di quella gricia. Cioè io me lo sto mangiando tutto. Niente, la matriciana vince su tutto, veramente buona. Se ci ritroviamo passati di qua la prendo sicuro, per forza. Che poi fa tanto da romanesco a mangiarla qui, che te la servono qui, è carina come cosa. Anche perché abbiamo visto proprio posti di Roma che te la servono così. Te lo rende tutto più casareccio, quindi più casa. E soprattutto la pasta te la rende più buona. È quasi finita e mi sta dispiacendo un casino, perché ne vorrei ancora, solo che mancano poi i soldini per fare tutti gli altri 30 video, quindi è più difficile la cosa. Ora andiamo a concludere il nostro pranzetto e ci vediamo dopo. E che dire raga, altra bellissima esperienza portata a casa, ci è piaciuto davvero tanto. E mi raccomando raga, iscrivetevi qui sul nostro canale YouTube, perché porteremo tanti contenuti belli. Anche perché abbiamo accontentato già qualcuno e vogliamo accontentare tutte le vostre richieste. Quindi a poco facciamo. Noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video, ovvero domani, perché come usciranno sempre. Come sapete, questo è uno dei 30 che uscirà appunto nell'arco di un mese. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.